Configurare la tua casella di posta Aruba nel client gratuito incluso in Windows è semplicissimo. Ti mostrerò come fare. Clicca sul menu Start, digita Posta e apri il programma. Se non hai già configurato altri account, ti accoglie già il percorso guidato per l'aggiunta della casella. Hai due opzioni, la configurazione automatica e quella manuale. Cominciamo dalla più semplice. Scorri la lista dei tipi di account disponibili e scegli Altro account POP IMAP. La configurazione automatica ti chiede solo di inserire il tuo indirizzo di posta completo, il nome che vuoi che appaia come emittente e la password della casella. Quando hai fatto, clicca su Accedi e poi Fatto. In alternativa, puoi utilizzare la configurazione manuale, che ti permette non solo di assicurarti che i parametri siano corretti, ma anche di scegliere il nome che vuoi assegnare all'account. Per configurare la casella in questo modo, clicca a sinistra su Account e poi a destra su Aggiungi account. Apparirà la stessa schermata di prima. Scorri fino all'ultima voce. Configurazione avanzata. Scegli Posta Internet. Adesso puoi indicare tutti i parametri della casella. Prima l'indirizzo completo. Poi il nome utente, che è sempre l'indirizzo di posta completo, la password, il nome che vuoi dare all'account nel programma, il mittente che vuoi che appaia ai destinatari, il server di posta in arrivo, imaps.aruba.it, il tipo di account, che deve essere coerente con il server inserito in precedenza, cioè, in questo caso, IMAP 4. Se invece vuoi scegliere POP 3, devi indicare nel server pop3s.aruba.it. Nel server di posta in uscita indica smtps.aruba.it. Le opzioni successive sono normalmente già preselezionate correttamente, comunque controlla che siano tutte spuntate. Fatto tutto? Clicca Accedi. Un breve controllo e poi puoi cliccare Fatto e cominciare a usare la tua casella.